Ragazza, e dopo questa pamper routine ci sta un bel trucco, no? Allora, cominciamo dal primer. Quant'è che non lo mettevo? Questo primer dell'Oreal. Allora, sapete il primer a cosa serve? A minimizzare i pori, a fare durare più il trucco. Quindi oggi finalmente il tempo, diciamo che lo permette. Il tempo lo permette e quindi lo andiamo a utilizzare. La mia pelle è bella idratata. Queste maschere Hydra Bomb per la mia pelle che è spesso disidratata sono un toccasana. Allora, oggi farò un trucco con dei prodotti quasi tutti di Astra. Allora vado a prendere intanto questo è il correttore ed è il numero 03, questo qua, e poi andrò a prendere un fondotinta di Astra che mi è piaciuto tantissimo e che infatti ho finito, però ora ho visto che un make up lo posso fare e quindi lo vado a utilizzare. È il Transformist di Astra. Ne avrete sentito parlare perché è ottimo, molto coprente, e, diciamo, molte YouTuber ne hanno parlato bene, compresa io, anche a me è piaciuto tantissimo. Difatti lo vorrei ricomprare. Quindi quasi tutto Astra oggi. Ok, vi faccio vedere qual è. Ok, ragazze, guardate qual è. È questo, anche il pack è molto bello. È in vetro con questo bellissimo tappo dorato. Vi faccio vedere la consistenza. Allora, questo tra l'altro si può utilizzare anche come correttore. È bello bello e il costo è intorno ai 12 euro, mi pare. Allora lo vado a stendere con il mio pennello. Ragazzi, guardate che bello. Mi sa che lo ricompro, ragazze, perché è veramente bello. Diciamo che è bello coprente. Bello coprente. Un attimo che vado a guardare con gli occhiali. Allora, ragazze, è coprente e devo dire che non fa effetto mascherone. Ok. Allora, ragazze, oggi vado a utilizzare per gli occhi una matita sempre di Astra, che in realtà ho utilizzato pochissimo. Vi faccio vedere, è una matita di questo verde bellissimo. Adesso non ricordo come si chiama questo verde, però è un verde molto bello. Guardate che bello. Bello, bello veramente. Poi lo vado a miscelare con un ombretto in polvere.
Devo dire che il colore mi piace. Tra l'altro, oggi, se mi riesce, vorrei indossare la camicia verde, quella che ho comprato da Zara. Allora, vediamo che cosa posso mischiare. Dunque, andiamo a prendere un altro pennello, anzi no, un pennello, no, un altro pennello. E voglio andare a mettere un pochino di questo, che è sempre un verde, però molto più scuro, molto più chiuso, però ugualmente bello. Andiamo a sfumare verso l'alto. Vi faccio vedere il risultato con questo ombretto della matita, appunto, miscelata con questo ombretto. Nel frattempo, mio marito si sta guardando la partita del Palermo, ragazze. E diciamo che per il momento sta vincendo. Vediamo se continua. Allora, prendo un altro pennello, questa volta un po' da sfumatura, e vado un pochino a sfumare. Allora, questo mi sembra più carico. Io nel frattempo guardo se registra e se finisce lo spazio. Allora, sì, mi sembra che stiamo registrando. Allora, intanto qui sta registrando, fatemi guardare un pochino. Non male, ok. Allora, ora metto matita. Ho messo questo, ragazze, guardate. Questo qua sopra il verde, che in realtà sto vedendo che sembra un marrone, in realtà è un verde molto scuro. Allora, ora sapete che cosa faccio? Anziché continuare con gli occhi, passo direttamente alle labbra e voglio mettere questo rossetto rosso sempre di Astra, uno degli ultimi che ho comprato, è il numero 09 ed è della linea Criminal o Criminal, non so come si chiama, comunque della linea Criminal, e lo vado a mettere perché mi piace tantissimo. Allora, lo devo aggiustare con la matita. Questo rossetto è così bello morbido che si stende bene. Mi ricorda tantissimo quello di Christian Dior. Anzi, se ce l'ho a portata di mano ve lo faccio vedere. Mi ricorda tantissimo questo, ragazze, guardate. Questo rosso me lo ricorda tantissimo come texture del rossetto. È molto molto bello. Naturalmente il Christian Dior costa 35 euro, questo è 6 euro. Allora vado ad aggiustare un pochino i bordi con la matita. Tra l'altro io ho una matita di Make Up Revolution che è proprio questo rosso, però ragazza non la trovo perché sapete che ho due tolette, due appunto vanity table, quindi
le cose da lì le porto qua, poi al contrario, insomma, questa cosa non la trovo. Ok, andiamo allora, ritorniamo agli occhi con la matita nera. Prima mettiamo la matita nera. Questa matita costa pochissimo perché è di Sien ed è bella scrivente. Oggi una persona che mi segue mi ha chiesto se i prodotti Sien sono buoni. I prodotti Sien sono ottimi. Io ho trucchi e struccanti. Poi che cosa c'ho di Sien? Creme, creme occhi, insomma un sacco di cose. Ah, shampoo, balsamo, maschera, sono ottimi ragazze. E i prezzi naturalmente sono competitivi perché sono prezzi del Lidl. Ok ragazze, stacco un attimo e devo mettere l'eyeliner. Raga, stiamo finendo allora. Un pochino di luce. Qui sempre vicino alle occhiaie, sapete che mi piace sempre illuminare un poco. Nel frattempo ho messo l'eyeliner. Ora ragazze, passiamo al mascara, sempre di Astra, il Subliminal. Perché con questo trucco vuoi non mettere il mascara? Giammai. Però devo dire che io ne ho un altro, forse di Wycon, che è più pastoso. Poi ho quello di Essence, ma quello di Wycon, vi ripeto, è quello mi pare con l'astuccio rosa, ora lo prendo. Ragazze, questo è il mascara, quello che è più pastoso. Ora faccio asciugare questo e ne faccio un'altra passata. Nel frattempo vado a mettere il blush, questo qua. Ora vado un pochino di fretta prima di tutto perché mi devo sbrigare che devo uscire. E poi perché nel telefono mi finisce sempre la memoria, cioè lo spazio, e mentre il registro si interrompe. Ok, dai, andiamo a fare una passata veloce con quest'altro mascara, appunto di Wycon. Ve l'ho detto, lo trovo più pastoso. Abbiamo finito. Ok, ragazzi, allora vado per i capelli. Ok, ragazzi, ragazze, quasi finito. Allora, questa è la nuova collana e ce la mettiamo. Guardate che carina. È un amore. Questa è la camicia di Zara, quella nuova. Guardate che bella la manica, ve l'ho fatta vedere. E ora ci mettiamo questi orecchini che sono verdi. Vedete che stanno bene? Vi faccio vedere, li mettiamo insieme. Questi sono orecchini di Rebecca, ve l'ho detto tante volte che il marchio è, il brand appunto è Roberta, sì, Roberta Rebecca. E questi mi sono stati regalati da dei miei cugini per il mio 50° compleanno. Allora, ecco qui la collana che è veramente carina. Poi, ragazze, vi faccio vedere i capelli. Vedete i capelli? Praticamente con i bigodini ho dato un pochino di volume
Alzo un pochino la luce, poi vi faccio vedere il trucco che è venuto bello perché la pelle era assolutamente pulita, assolutamente idratata e quindi il trucco vi viene sempre meglio. Quindi ricordatevi, fate quando volete fare un bel make-up, di fare una bella skincare, quindi pulite, pulite bene e poi idratate. Ragazze, oggi sono stata tutta la giornata a girare video, mi sembra che ora io debba finire. Vi ringrazio sempre per seguirmi e vedete, io sembro uscita da una parrucchieria, da un istituto di bellezza, per quanto appunto è perfetto il trucco, la pelle e i capelli. Quindi fatelo anche voi a casa, non è difficile. Nel frattempo io vi mando un bacio. Mua!